Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Avevi 17 anni, eri una bambina, lo posso dire, perché insomma, cioè, c'ho figli più grandi praticamente di te. Ma assolutamente, assolutamente. Scusami, mi dici una cosa, cosa ti ha fatto più male in questi anni, Karima? In questi anni la strumentalizzazione che è diventata appunto un circo mediatico fortissimo. Io in cuor mio all'inizio, quando era scattato tutto, pensavo che durasse una settimana o poco più e che magari si sarebbero dimenticati subito tutti di me. E invece, ma torniamo sempre che avevo in quel momento lì 17 anni, quindi non sapevo il peso delle altre persone coinvolte. Solamente adesso ne ho preso atto, e anche dopo tutti questi anni di sofferenze. Hai voglia di essere dimenticata, di adesso, ricominciare da appunto, un'altra mettere parte. Un punto. Vorrei essere guardata per quello che realmente sono, non essere più vista come la prostituta minorenne, dato che non sono mai stata una prostituta. Voglio non avere più un marchio che mi condanna sempre, che mi perseguita, di non essere guardata dalla gente solo in quel modo lì. Karima, te la posso fare una domanda? Sono una donna, come ha detto lei, benissimo. Sono passati tutti questi anni, ho 30 anni. E sono più grande di te, parecchio più grande di te, ma tornando indietro a ripensare, sì. Pensi di aver fatto un errore, di essere stata, come dire, andare in quelle feste a 17 anni, una bimba, in quel meccanismo, con uomini importanti, cioè, c'è qualcosa che non rifaresti davvero, che pensi che, insomma, sei stata un po' travolta, hai sbagliato qualcosa? Intanto il libro aiuta anche a spiegare tutta questa vicenda qui, perché io quando sono andata in quella prima serata, che ci si creda o meno, non sapevo neanche in che casa stessi andando. Non sapevo neanche chi fosse Silvio Berlusconi, quindi la donna di oggi ti risponderebbe assolutamente: in quella casa non tornerei più, ma non per la persona che con me si è sempre comportata bene, non tornerei per tutti gli anni infernali che ne sono venuti fuori dopo.